integrare la seguente equazione differenziale: y secondo meno y primo uguale ad x. Esercizio direi facile, che stiamo facendo di difficile e di facile, sempre tratto anche in questo caso da testo intitolato Esercizi e complementi di analisi matematica 2, il volume secondo, della Bollati Boringhieri, la casa editrice, Enrico Giusti è l'autore. Allora, come al solito, primo step, risolviamo. Allora, trattasi di un'equazione omogenea, trattasi di un'equazione differenziale del secondo ordine, non omogenea, a coefficienti costanti. Si risolve prima l'omogenea, ovvero si trova prima l'integrale generale dell'omogenea e poi a questo si somma l'integrale particolare. Per trovare l'integrale generale della omogenea, poniamo uguale a 0 y secondo meno y primo e scriviamo l'espressione dell'equazione caratteristica, ponendo ad esempio y uguale e elevato lambda x. Quindi avremo un lambda al quadrato meno lambda uguale a 0. Esercizio facilissimo, l'equazione di secondo grado spuria, quindi con delta sicuramente positivo, ovvero lambda che moltiplica lambda meno 1 uguale a 0, ovvero quando lambda con 1 è 0, y con 1 di x sarà 1, è da 0. Quando lambda con 2 è 1, per la legge di annullamento del prodotto, y con 2 di x è sicuramente è elevato x. Y con 1 di x uguale 1, y con 2 di x uguale x sono due integrali linearmente indipendenti, costituenti un sistema fondamentale, il cui cioè Wronskiano è non identicamente nullo, e quindi possiamo dire che combinandoli linearmente scriviamo l'espressione del nostro y di x in alto, cioè del nostro integrale generale dell'omogenea, che si ottiene appunto combinando linearmente questi due integrali linearmente dipendenti. Quindi abbiamo che y di x in alto è c con 1 più c con 2 per e alla x, con c con 1 e c con 2 costanti reali. A questo punto occupiamoci di trovare l'integrale particolare che noi indichiamo con y con 0 di x. Per farlo, se a destra è presente una f di x di questo tipo, lo ripeto ancora, e elevato a beta x che moltiplica un polinomio p di x, il cui grado lo indichiamo con m, che moltiplica a sua volta il coseno di gamma x più q di x che moltiplica il seno di gamma x, allora, e nel nostro caso facciamo notare che f di x è x, allora in questo caso possiamo scrivere subito l'espressione dell'integrale particolare, che è y con 0 di x uguale x alla n e alla beta x, questa volta che moltiplica un altro polinomio m di x, che però ha lo stesso grado di p di x ma è diverso, sempre per il coseno di gamma x più n di x, che è un altro polinomio avente lo stesso grado di q di x ma è diverso, per il seno di gamma x. Vediamo chi sono, in particolare quello che ci interessa è vedere chi sono beta e gamma. Qui l'esponenziale non c'è, quando non c'è l'esponenziale beta è sempre 0, ma gamma è pure 0 perché non ci sono né seno né coseno. A questo punto valutiamo il numero complesso beta più o meno gamma, che se beta è nullo è immaginario puro, che se gamma è, se solo gamma è nullo è un numero reale, se sia beta che gamma sono nulli è un numero reale che è pari a 0. Dobbiamo chiederci, ma lambda uguale 0, perché in questo caso viene un valore 0, è presente nelle soluzioni dell'equazione caratteristica? Direi proprio di sì, perché nell'equazione caratteristica avevamo un lambda quadrato meno lambda, quindi lambda uguale 0 era la molteplicità mi pari a 1, quindi mi, la molteplicità algebrica di questo 0, che è 1 se è la stessa che c'è nell'equazione caratteristica, è appunto anch'essa 1. M, attenzione, che è l'unico grado di m di x che ci interessa, perché comunque il grado n di questo polinomio qui, che poi è lo stesso di qua, non ci interessa perché essendo gamma 0, questi due se ne vanno a 0, e coseno di gamma, coseno di 0 è 1, quindi rimangono solamente questi, ci interessa solamente il grado, che in questo caso è 1 perché abbiamo un x, no? Ecco qua. E quindi possiamo scrivere che l'espressione dell'integrale particolare y con 0 di x, chi sarà? Beh, sarà x alla n, quindi x, che moltiplica e alla 0 per x, che alla 0 è 1, che moltiplica un seno di 0 è 0, questo se ne va, coseno di 0 è 1, un generico polinomio di primo grado, che indichiamo con ax più b. Quindi ax quadro più bx è l'espressione dell'integrale particolare. Vi ricordo che y con 0 è soluzione dell'equazione differenziale assegnata, quindi la soddisfa, cioè vuol dire che possiamo scrivere che y con 0 secondo di x meno y con 0 primo di x è sicuramente uguale a x. Deriviamo due volte, ma in maniera molto rapida, perché sono derivate banali, 2ax più b è la derivata di y con 0 e 2a è la derivata
di y con 0', e quindi 2a, y con 0', di x, meno y con 0', quindi meno 2ax meno b, è di sicuro pari a x. Dunque, il coefficiente di x che c'è a sinistra, che è meno 2a, va eguagliato al coefficiente di x che c'è a destra, 1. Il termine noto, che è 2a meno b, che c'è a sinistra, va eguagliato al termine noto che c'è a destra, non c'è, 0. Conseguentemente, troviamo subito dalla prima equazione che a è uguale a meno un mezzo, ma se a è meno un mezzo, viene che 2 per meno un mezzo è un meno 1, meno 1 meno b è 1 più b uguale 0, b uguale meno 1. Quindi possiamo scrivere l'espressione, mentre controllavo se è corretto quello che abbiamo scritto, direi proprio di sì. Possiamo scrivere l'espressione del nostro integrale particolare, che sarà a meno un mezzo x quadro meno x. Essendo a meno un mezzo e b meno 1. A questo punto, sommando y di segnato e y con 0 di x, abbiamo l'espressione dell'integrale generale, quella che ci è stata richiesta. Ricordatevelo, ragazzi, questi esercizi si fanno tutti quanti così. Poi possono essere più o meno lunghi per via del calcolo di derivate, ma si fanno tutti quanti così. Quindi vediamo che l'integrale generale y di x sarà c con 1 più c con 2 alla x meno un mezzo x quadro meno x, ovviamente con c con 1 e c con 2 appartenente ai reali.